Una domanda da Carmen. Allora, Carmen, allora, cosa Amati, dice Carmen? Vi devo chiedere un suggerimento, se potete. Una signora che ho evangelizzato, parlando di Gesù, le ho detto che Gesù bussa alla porta del cuore. Lui è il buon pastore. E lei mi disse che lei è pittrice e che ha fatto un quadro con Gesù che bussa alla porta. E mi ha invitata nella galleria che ha esposto i suoi quadri per la festa delle donne. E mi ha detto che se volevo, potevo parlare di Gesù a tutte le donne. Sono contenta. Nello stesso tempo mi sento piccolina. Cosa dirò? L'unica cosa che farò prima di tutto, pregherò Gesù che lui mi mette in bocca le parole giuste, perché di mio non sono capace. Se volete datemi dei consigli e io li accetto. Grazie fratelli, che il Signore vi benedica a tutti. E sempre. Carmen. Alleluia. Questa strada c'ha un nome lirico. Nome perché lirico? Carmen c'è cioè una lirica, c'è cioè un'opera lirica, sì, sì, si chiama Carmen. Sì. Quindi c'è un nome bellissimo. Allora, vuoi sapere come evangelizzare un gruppo di donne? Sì, sì. Ma io tante volte comincio a parlare senza sapere cosa dirò. Perché sai, se tu riempi, diciamo, il cuore di amore, di lode, di Gesù, di entusiasmo, e viene fuori da solo, senza pensare, no? Gesù ha detto cos'è? Luca 22, ha detto, non dovete premeditare cosa dovrete dire. Cioè, sai la storia del predicatore che deve prepararsi il sermone, congelarlo, scongelarlo, eccetera. E, insomma, sì, il sermone sarà perfetto, perfettissimo, scelto tra i migliori, copiato dei migliori predicatori, però se non esce dal tuo cuore, niente di male ascoltare insegnamenti di tutti, ma poi devi, cosa succede? Devi riempirti il cuore del messaggio di Gesù, quindi sempre basato sul Vangelo, però poi deve straboccare dal tuo cuore, deve essere tuo. Cioè non è che Paolo imparava da Pietro, Paolo avrà imparato da Pietro e Pietro avrà imparato da Paolo, sicuramente, però deve essere il tuo messaggio. Sicuramente il profeta Ezechiele avrà imparato da Isaia avrà imparato da Mosè avrà imparato da Isacco da Abramo, d'accordo, però Isacco non era Abramo, Mosè non era Isacco, il profeta Daniele non era Isaia, però aveva imparato, Daniele citava come disse il profeta Geremia, capisci? Quindi cosa voglio dire con questo? Cioè, è bene che impari da me, da tutti, però poi deve essere tuo. È il tuo messaggio, tu Isaia, tu Daniele, tu Geremia, tu Carmen. Capisci? Quindi come devi fare? Io faccio così, mi metto in ginocchio, oppure passeggio sotto gli alberi e mi metto ad amare Gesù. Semplicemente il modo migliore per preparare un messaggio è amare il Signore. E a un certo punto cosa faccio? Strabocca, a un certo punto forse di amare, capisci? Cioè è come se io per esempio mi passeggio per la casa un po' e penso in continuazione a mia moglie, dopo da mia moglie dargli un abbraccio, un bacio, non ce la faccio più, non resisto, devo andare ad amarla, capisci? Quindi questo funziona anche nello spirituale. Se tu vai sotto gli alberi o vai nella tua camera segreta, senti bisogno di inginocchiarti o di passeggiare, alla sera è bellissimo, ieri sera per esempio sono uscito fuori e ho fatto un giretto e c'erano le stelle bellissime, c'era una luna bellissima e Gesù mi ha parlato, mi ha detto delle cose. E cosa mi ha detto Gesù? Indovinate? I don't know. Ma come, non lo sapete? Sì, ce l'hai detto. Dimmi. E dice, mi ha detto... mi ha dato un messaggio che si chiama la guerra dell'amore. Ah, ok. Amen. Capisci? Sono andato fuori e ho passeggiato, guarda, non più di 2 minuti. E mi ha dato un messaggio che ci ho messo oggi, mezz'ora. Quanto ci abbiamo messo da quel messaggio? Sì, mezz'ora, sì. Capisci? Ho passeggiato con Gesù un minuto o due, e Gesù mi ha parlato e mi ha dato un messaggio di mezz'ora. Ci ho messo mezz'ora a spiegare. L'altra volta Gesù mi ha dato un'immagine. E l'immagine, come si chiama il messaggio che ho descritto, quell'immagine del eravamo accampati, come si chiamava? La visione del tempo della fine con tutti i fratelli che si aiutavano. Era una visione come le comunità
durante la persecuzione saranno nascoste nei boschi e fratelli freschi, nuovi che vengono, sono accolti con tanto amore e ricevono un posto per dormire e anche cibo e si aiutano tanto, esatto. Si amano. E Gesù mi ha dato questa visione. E non c'era nessun problema di differenza di dottrine, che religione sei, nessuno si chiedeva queste cose. Esatto, e Gesù mi ha dato una visione come sarà. E ero lì in un campo e i fratelli venivano da me, mi chiedevano, gli rispondevo. E cioè me la passavo, gioiva andare da fratelli in fratelli, c'era un gruppetto qui che stavano mangiando, l'altro gruppetto che chiacchieravano, c'erano, capito, c'era di tutti, c'erano i fratelli con il tono di pastori, i fratelli profeti, e allora i fratelli andavano lì a ascoltare il profeta, lui gli diceva, facevano domande, fratelli che erano appena arrivati, stravolti dalla persecuzione, fratelli che gli avevano ucciso la moglie, i figli, il padre, erano arrivati stravolti e c'era il marchio della bestia, e questo era un posto protetto dagli angeli. E Gesù, questo messaggio me l'ha dato con un'immagine, mi ha fatto vedere un'immagine, come Gesù ha mostrato un'immagine a Daniele, una statua, Daniele capitolo 2, una piccola statua, e gli ha fatto vedere l'impero di Babilonia, l'impero che sarebbe arrivato dalla Grecia, cioè Medo-Persia, poi la Grecia, poi l'impero di Roma, poi gli ha fatto questa statua, le 10 dita, erano le 10 nazioni che avrebbe dato potere all'anticristo, un'immagine, capisci? Quindi ascolta Carmen, prendi del tempo con Gesù, mettiti in ginocchio, ascolta un consiglio, un piccolo consiglio da parte di Gesù. Ha detto, Matteo 6, vai nella tua cameretta, chiudi l'uscio, allontanati. Se tu vivi in una casa che sono anticristo, che la tua famiglia è anticristo, televisione, questa, cellulari, Facebook, Face Devil, eccetera, vai fuori. Dici, vado fuori a comprare un po' di sale, che le vostre zucche hanno bisogno, parentesi, ma vai fuori a comprare, un po' di pane e vai in un parco, sperando che non sia pieno di immigrati, scappate dall'Italia, fratelli, i parchi sono finiti. Trova un angolino, io mi ricordo a volte evangelizzavo e avevo attacchi del diavolo, ero depresso, e allora fermavo l'evangelizzazione, a volte evangelizzavo anche da solo, volantini, Vangelo in mano, tanti anni, e allora non c'era un parco, non c'era niente, una panchina, niente, non c'era un posto dove andare a piangere con Gesù, e allora mi cercavo una vetrina, mi ricordo, cercavo una vetrina dove non c'erano troppi visi del diavolo, qualche fotografia del diavolo che mi guardavano, cercavo una vetrina dove magari c'erano scarpe, magari c'erano borsette, cose neutrali, e facevo finta di guardare alle scarpe e piangevo nel mio cuore, Gesù, ho bisogno di te, Gesù, aiutami Gesù, perché a volte ho attraversato situazioni brutte e tutti intorno a me mi odiavano, mi maledicevano, mi scacciavano, ero solo, tante volte mi sono trovato solo nei miei 42 anni di evangelizzazione. E guardavo, magari c'era, a volte ero fortunato, trovavo, ero benedetto, e vedevo, c'era magari un negozio con delle immagini, fotografie di montagne, immagini, poster di boschi, allora, e sognavo, in quel bosco vedevo Gesù, vedevo gli angeli, e parla Gesù, sono qui Signore, c'è la morte nel cuore, è successo questo e questo, mi hanno rigettato, non hanno voluto ascoltarmi. E questo, quell'altro, eccetera. E Gesù veniva sempre, veniva e mi amava, mi dava il suo amore, mi parlava. Non temere, sono con te. Io sono il tuo Dio, non ti ho mai abbandonato, non ti ho mai lasciato, non ti ho mai dimenticato. Sono con te, sono il tuo Dio, sono Gesù. E questo continuava, a volte un minuto, a volte 2 minuti, a volte 10 minuti. Quanto tempo ci vuole per guardare una scarpa? Devo cambiare anche, a volte devo cambiare anche negozio, perché c'era quello di dentro che mi guardava. Allora cambiavo negozio, andavo a un negozio di fiori.
un'agenzia di turismo, c'era magari una foto dell'Africa, dell'Asia, dell'Himalaya, e lì potevo stare un altro 5 minuti. Cioè, più di 5 minuti non puoi stare davanti a una vetrina a guardare. Dopo un po' la gente guarda te, devi cambiare vetrina. Vi racconto esperienze che sono passato. Quindi, Carmen, fai così. Se c'è una famiglia benedetta come la mia, che qui dal primo all'ultimo tutti amano Gesù, qui non c'è nessuno che fa stregoneria, non c'è nessuno omosessuale, non c'è nessuna lesbica, qui non c'è nessuno che ha assuefatto alla televisione. E sì, sono un po' di ognuno c'ha le sue. Io ho la testa quadrata così, mia moglie ce l'ha così, però alla fine in Gesù quadriamo. Rendiamo il quadrato circolare. Quindi Carmen, è quello che dico a te, sto parlando a tutti perché ho molti figli per spazio per il mondo, tante nazioni che ci seguono in questo momento, fratelli che stanno passando le crisi che io ho passato. Adesso io ho 69 anni, mi ricordo quando avevo 25, 30, 35 anni, 40 anni, 45 anni, ho passato tutti i colori e voi li state passando adesso. Però voglio condividere con voi cose, consigli così che non dovete fare gli sbagli che ho fatto io. A volte per mesi ho viaggiato a evangelizzare di qui, di là, e Dio mi ha sempre benedetto. Però c'è un modo di farlo al modo mio e un modo di Gesù. Quindi Carmen, vai da Gesù. Se sei una famiglia come la mia, fatti imporre le mani. Se non ce l'hai, guarda, se non ce l'hai, Angela non ce l'ha? No, lei è da sola, ha detto che noi siamo la sua unica famiglia. Ha scritto adesso? No, ci ha detto la sua storia prima, ci ha raccontato come è scappata da un marito che era violento, lei è con la sua figlia, ma in tempo la sua figlia è morta di cancro. È morta? E quindi lei, la mamma, è rimasta da sola e ha più o meno la tua età, e ha detto che adesso, a questa età, lei ha cominciato una nuova vita in Cristo quando ha trovato la radio. Oh, ti voglio così bene, Carmen. Mi sento una vera sorella. E siamo qui. Angela, per favore, assistila, seguila, aiutala. Vedi cosa ha bisogno, fammi sapere. Amen. Io Amen. E mia moglie siamo a disposizione. Amen. Va bene? Sì. Se vieni in Sud America, cercheremo di incontrarti, aiutarti. E volevo anche dire che il programma di venire qui, molti ci hanno scritto, organizzeremo delle testimonianze. E vi inviteremo a testimoniare con noi, perché ci ha scritto dei fratelli, sono rimasti ispirati perché abbiamo fatto una testimonianza questa settimana, quanti c'erano? 12? Sì, in 12 eravamo. Ecco, vi inviteremo anche voi, sarete sicuramente invitati. Abbiamo fatto un piano, un programma, ieri parlavamo, vero Angela? Sì. Vi inviteremo di sicuro e parteciperete, non sarete lasciati da soli. Non abbiamo una stanza qui proprio a casa nostra, no, questo dovete arrangiarvi voi, autosufficienti, però evangelizzazione, verremo a incontrarvi, vi inviteremo, vi diremo dove, evangelizziamo, voi venite se siete vicini bene, se no prendete l'autobus, va bene? Amen. Potete anche dormire a una pensione, la mattina svegliarci tutti, ci riuniamo, mangiamo insieme, evangelizziamo insieme. Abbiamo preparato un programma che ne parlerò un altro giorno, e Gesù ci ha dato un piano, un programma. Non sapevo come fare, Gesù me l'ha detto, devi fare così, così. Te l'ho detto ieri, Angela, vero? Qualcosa sì, ma ancora non è chiaro. Non tutto. È chiaro, non, è, no. Sì, non era chiaro neanche a me, ma adesso ce l'ho più chiaro. Okay. Ve ne parlerò magari oggi a pranzo, quando ci riuniamo, ve ne parlo. È un piano per i fratelli che arrivano nella zona, invitarli a evangelizzare. Bello. Evangelizzare e insegnargli come fare, come non fare, perché che è Filippo che ci ha scritto su questo, no? Anche Filippo ci ha scritto, sì, non solo. Anche lui vuole venire, ha detto che finalmente ho trovato una chiesa di radicali, pazzi per Gesù, e voglio anche io essere parte di questa chiesa. Se non sei pazzo, non è che possiamo prenderti, perché Primo Corinzi 1 dice Dio ha scelto le cose pazze. Amen. Quindi prima di venire andate per favore all'ospedale psichiatrico e fatevi analizzare, se vi dicono sei sano non venite. È vero. Primo Corinzi 1, cercalo, Primo Corinzi 1. Dora, tu che sei la ricercatrice d'oro. Ma sai che è vero, sai i fratelli Emanuele e Priscilla, che li ammiro tanto, sono venuti da Brasile per imparare come evangelizzare e come fare una chiesa. Hai in visto casa. Come vanno bene questi? E l'abbiamo incontrato poche volte. Stanno facendo meglio Hanno di evangelizzato quasi. In strada una volta con noi, Dio li benedica. Sono tornati e adesso è un'esplosione. È un'esplosione. Stanno evangelizzando alla grande. Hanno detto questi fratelli preziosi, hanno detto, siamo venuti per imparare. Guarda che umiltà questi fratelli.
E il Signore li sta usando, gloria al Signore, i loro bambini stanno andando benissimo. Vi amiamo tanto, scrivete, continuate a tenervi in contatto, fratellini, che vogliamo assistervi. Ha trovato qualcosa? Lì? Sì, Prima Corinzi 1,27. Cosa dice? Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Quindi se siete intelligenti e forti non venite. Vogliamo i deboli, che Cristo è forte, i pazzi che sanno di essere pazzi, così che devono rivolgersi obbligatoriamente alla saggezza di Dio. 28. Dio ha scelto le cose ignobili dal mondo. Ignobili. Ignobili dal mondo. E le cose disprezzate. Anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Alleluia. Amen. Quindi, come ho detto io, quindi prima di venire dovete passare un test. Trovare un dottore psicologico, psicanalista, psichiatrico. Attenzione a trovare uno che è più pazzo di voi, che di solito sono così. Ma non deve essere mica un dottore, può essere anche un fratello, una sorella, che dice sì, confermo che sei completamente pazzo per Gesù. Allora siete assunti, arruolati, e venite qui, fucili in mano, andiamo a sparare al nemico, va bene? Amen. Venite, basta che siete autosufficienti, si organizza. Vabbè, che dopo arriveranno il tempo di andare nei boschi. E quindi qui il Signore già ci ha dato la visione di che, infatti l'ho già raccontato la settimana scorsa, di andare nei boschi, buttare via passaporti, telefoni con microchip e darsi alla macchia. Va bene? Come Gesù sul Monte degli Ulivi, ci è voluto un Giuda per scoprire dov'è che era Gesù. E anche noi dovremmo vivere nel privato. Per questo avete notato, non suoniamo troppo le trombe. Capisci? Quindi cercare di camminare nelle nuove catacombe spirituali, cioè catacombe all'aperto. Capisci? Ho già parlato di questo. Allora, Angelina, allora, quindi non so se questo può aiutare Carmen, quindi allora, non ti ho dato suggerimenti materiali, ma spirituali, e come ricevere. Poi vai libera, vola nel cielo, libera. Quindi non ti dico ripeti ABCD, buongiorno, siamo la Chiesa, mi permetto che mi presento, sono una sorella di fratello Giuseppe e di sorella Angela e vorrei dire buongiorno, come sta? E allora eccetera, non è così, no. Non c'è da ripetere una poesia. No. Essere, parlare dal cuore, la migliore cosa da dire è la cosa che non sai, quando non sai cosa dirai, non sai. Però siccome il tuo cuore è pieno di Gesù, cosa credi che uscirà? Gesù. O che esca così, o che esca in un altro modo, è Gesù che uscirà. Mm-hmm. E se sbagli, ma cosa vuoi? Sbagliamo tutti, io sbaglio sempre. Angelo, hai mai fatto un programma radio senza sbagliare? No. Ecco. Dopo le dirette di solito noi parliamo e chiediamo a Gesù di aiutarci dove abbiamo sbagliato, come crescere, come fare meglio la prossima volta. Più amore. Volta. Sì, tante lezioni che impariamo, capito? Sempre. Io sto attento a non gridare troppo, non arrabbiarmi troppo e cercare di essere più amorevole possibile, che non è facile perché sono conciato male. Io. Chi mi conosce sa che io sono un orso e vivo in una caverna e ogni sabato e domenica esco. Dov'è il diavolo che gliene voglio suonare 4? Ah! Esco l'orso di Dio, capito? Più che l'orso, il montone. Sai il montone chi è? Il Ram. Quindi il montone è la guida delle pecore. E io tengo sempre un occhio su Gesù, le pecore mi seguono. E come dice Paolo e Corinzi 11,1, dice: seguite me come seguo Dio. Amen. Seguite me come seguo Cristo, dice Paolo. Va bene? Ho già avuto un versetto per Carmen, posso? Per Carmen, sì. Salmo 81,10. Io sono il Signore, il Dio tuo, che ti fece risalire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Alleluia, bellissimo. Ho capito, Carmen? Apri la tua bocca, la stessa bocca che usi per lodare Dio. Il Signore, è Gesù che ti parla, il messaggio di Gesù, ascolta bene. La stessa bocca che usi per lodarmi, la stessa bocca che usi per dirmi quanto mi ami, aprila. Amen. E dal tuo cuore bello, che io amo molto, usciranno parole di vita eterna.
e io ti mostrerò come fare, cosa dire, cosa non dire, e vedrai Carmen, io sarò con te, non sarai mai sola, perché io sono con te. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Amen. Oh, hai detto prima anche che puoi anche fare un collegamento con Gesù, o fare una passeggiata, o in preghiera nella tua stanza, ma fare un collegamento forte, che tu senti la presenza di Gesù, e in quel momento Lui ti dà anche un messaggio che tu puoi condividere poi il giorno prossimo. Come tu, Giuseppe, passeggiando con Gesù, hai ricevuto il messaggio della guerra dell'amore, o altri messaggi simili che il Signore ti dà anche il giorno prima. Quindi l'importante è fare il collegamento, e poi tu senti nel tuo cuore le parole che fare devi dire. Fare il contatto con Gesù. Sì. 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 Il collegamento non Skype. No. Il collegamento divino. Il collegamento, c'è collegamento Skype, telegrafo, telefono, e poi c'è collegamento Spirito Santo. Il collegamento celeste. Il contatto divino. Quindi stiamo collegati, non con lo Skype, ma con lo Sky. Come in italiano Sky? Cielo. Cielo. Amen. Va bene? Amen. Gloria a Dio. Allora, sorelle, c'è altro oppure mandiamo questi ragazzi a riposarsi? Sì, c'è ancora, ma li mandiamo a riposare, perché se no non finiamo in altre 2 ore, guarda. Ci sono altri messaggi qui da leggere, ma li facciamo in privato. Ci vorrebbero altre 2 ore. Vediamo di smaltirli settimana prossima. They're long. Va bene, allora mandiamola a riposare, questi fratellini dolci che hanno diritto di riposarsi anche a loro. Sì. Va bene. Chiudiamo in preghiera? Chiudiamo in preghiera. Cosa preghiamo? Preghiamo per salvezza, per protezione, benedizione per tutti i fratelli e lo Spirito Santo. Va bene. Nel nome di Gesù Cristo, Signore. Grazie, Signore. Signore Gesù, i fratelli che ancora non hanno ricevuto di Gesù la salvezza, pregate adesso con me. Signore Gesù, ti ricevo nel mio cuore, nella mia anima, nella mia mente, nel mio spirito, nel mio corpo, nella mia vita, nella mia casa, nel mio lavoro, nelle mie amicizie, nei miei pensieri, nei miei desideri, nei miei propositi, nelle mie intenzioni. Ti ricevo Gesù. Tu sei il mio creatore, mi hai creato, mi hai fatto. Signore, quando morirò, polvere ero, polvere ritornerò. Quindi, Signore, Tu sei il mio creatore e voglio darti tutto di me, Signore. Non voglio tenermi un millimetro, perché se mi tengo un millimetro sarà proprietà del diavolo, sarà maledetto. Voglio darti tutto, voglio essere tutto benedetto. Farò peccati, sono peccatore, d'accordo, ma siccome cerco di non peccare, so che sono sotto la tua benedizione anche quando pecco, perché non lo voglio fare, perché io mi pentirò, perché grazie a te. Alleluia. Quindi, Signore Gesù, ti invoco insieme ai fratelli che ancora non ti hanno ricevuto, che ancora non ti conoscono. Signore Gesù, entra nel nostro cuore, tutti insieme pregate, fratelli che non siete salvi. Fratelli che non avete ricevuto la salvezza, che avete solo ricevuto una religione o una salvezza religiosa, pregate con me. Signore Gesù, ti ricevo, ti accetto, voglio essere tuo o tua o tuoi, vogliamo che tu sia il nostro Dio, che regni. Che Signore, noi ti benediciamo perché ci hai benedetto. Grazie Signore. E Signore ti prego, per se c'è qualche fratello infermo, dagli la fede di vivere in fede e, o morire in fede, uno o l'altro, quello che viene prima. Io però prego per la guarigione, perché so che tu ci vuoi tutti guariti, e se uno dovesse morire di malattia è per mancanza di fede, ma tu ci hai guarito. Grazie, e non perché ci sentiamo guariti, e non perché abbiamo brividi, ma perché è scritto. Amen. Non siamo guariti perché ci sentiamo guariti, ma perché è scritto. Tutti insieme, perché? È scritto. No, no, ok, siamo tutti addormentati, ragazzi, svegliamoci per cortesia. Siamo guariti perché? È scritto. Oh, vale la pena svegliarsi ogni tanto, se no siamo una chiesa addormentata qua. Ma pensavo che andiamo a riposare. Adesso ci svegli? Allora, va bene. Svegli per Gesù. Fratelli, ciao fratelli, vi voglio bene, siete vi benedetti, amiamo. Liberati dagli spiriti del diavolo, benedetti con lo Spirito di Dio, abbiate davanti a voi una settimana, abbiate i prossimi 7 giorni di benedizione, di amore, di gioia, di Gesù, di evangelizzazione, di cercare me, dice il Signore, di amare me. Amen. Come io amo voi, cercatemi a me, dice il Signore, come io cerco voi, amatemi come io vi amo, beneditemi come io vi benedico, e questo è il perfetto circolo, il circolo della fede, il cerchio perfetto della fede e dell'amore, perché questo è il mio regno, questo è il mio regno, il regno di Dio,
e voi ne siete parte, perché siete miei figli e io sono il vostro sposo, il vostro Dio, il vostro Salvatore. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Grazie Gesù. Vi amiamo, fratelli. Grazie Signore. Amen. Vi abbracciamo tutti, vi amiamo, preghiamo per voi. Stateci vicini, perché veramente, veramente vi vogliamo bene. Vi abbracciamo tutti. Ciao. Alleluia. Ciao. Amen.